Su Instant Gaming trovate già i pass all'espansione di Pokémon Spada e Scudo a solamente 25,99€ e Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX a 47,99€. Link in descrizione. Il Pokémon Direct di oggi si è da poco concluso e tra le varie novità vi è la versione deluxe di due giochi Pokémon usciti nel 2006. Sto parlando ovviamente di Pokémon Mystery Dungeon Squadra Rossa e Squadra Blu, che usciranno con una grafica migliorata e in tre dimensioni il 6 marzo 2020 per Nintendo Switch. A proposito, vi ricordo che su Nintendo Shop è già disponibile una demo gratuita da scaricare e giocare per farsi un'idea di come sarà il gioco, e il vostro salvataggio potrete anche trasferirlo una volta che il gioco sarà uscito. Consiglio davvero a tutti di acquistare questo titolo, sia chi ha già giocato le vecchie storiche versioni come il sottoscritto o chi ancora deve immergersi in questo meraviglioso mondo. Successivamente Junichi Masuda e Shigeru Mori hanno annunciato che Game Freak, a quanto pare, non si concentrerà più sullo sviluppo di terze versioni, ma a pass ed espansione come quello annunciato per Pokémon Spada e Scudo in questo Direct. Questo pass si dividerà in due parti, la prima chiamata l'Isola Solitaria dell'Armatura e la seconda chiamata le Terre Nevate della Corona. Potremo cominciare subito la nostra avventura con gli stessi dati di gioco che abbiamo utilizzato in Pokémon Spada o Pokémon Scudo, o potremo anche cominciare ad esplorare l'Isola dell'Armatura e la Landa della Corona, a prescindere dai nostri progressi all'interno del gioco principale. Nel DLC Armatura troveremo nuovi Pokémon, nuovi vestiti e accessori e utili funzioni, strumenti e tanto altro. Ad esempio, sappiamo già che nell'Isola dell'Armatura vive Slowpoke di Galar, che tra l'altro è già catturabile in Pokémon Spada e Scudo visitando la stazione di Brasbury dopo aver aggiornato il gioco. Questo Slowpoke evolve in modo differente a seconda dello strumento utilizzato. Sull'Isola Armatura troveremo quello necessario per farlo evolvere nello Slowbro di Galar, mentre nella Landa Corona troveremo lo strumento per farlo evolvere in Slowking di Galar. Ho poi motivo di credere che sia Slowbro che Slowking con l'evoluzione assumeranno il tipo veleno, e questo per il semplice motivo che ad accompagnarci nella nostra avventura per questi paesaggi ci saranno i capipalestra esperti del tipo veleno e del tipo psico. In Pokémon Spada apparirà quindi Sofora, mentre in Pokémon Scudo troveremo Sevori come rivale, ed entrambi gli allenatori in questione saranno i nostri rivali, appunto apprendisti di Mustard, l'anziano che si occuperà del nostro allenamento. Mustard è un allenatore leggendario che ha mantenuto il suo posto di campione per ben 18 anni e che prima di noi ha allenato Dandel. Sull'Isola Armatura incontreremo anche un nuovo Pokémon leggendario, Kubfu, il Pokémon Kung Fu. Questo Pokémon non è originario della regione di Galar, ma proviene da una terra molto lontana. E a proposito, possiamo ovviamente ipotizzare che questa lontana regione di cui si parli sia la Cina del mondo Pokémon. Avrebbe senso dal momento che il Pokémon in questione è appunto un lottatore di Kung Fu. Proprio come Cosmog, poi, anche Kung Fu è un Pokémon leggendario che può evolversi, e questo addirittura in due forme simili ma allo stesso tempo molto diverse tra di loro. Kung Fu può evolversi in Urshifu in stile single colpo di tipo lotta buio, oppure in Urshifu in stile pluricolpo di tipo lotta acqua. Entrambe le due forme hanno poi la stessa abilità, ovvero pugni invisibili, e saremo proprio noi, in base le scelte che faremo, a determinare la sua evoluzione. Ma non è finita qui, poiché Urshifu può anche accedere ad una forma Gigamax, scatenando tutta la sua ira o mostrando la sua calma, sempre a seconda della forma nella quale si evolverà Kung Fu. Un'altra cosa che penso è che il dojo di Mustard servirà a sbloccare la possibilità di Gigamaxizzare i nostri Pokémon anche se non li abbiamo catturati in un apposito raid. Mi spiego meglio. Sappiamo che Mustard è stato il maestro di Dandel e quest'ultimo ha con sé proprio un Charizard Gigamax. Ora, come dovremmo mai fare a Gigamaxizzare il nostro Pokémon iniziale se questo non è mai stato catturato in un raid? La risposta credo sia abbastanza semplice, ovvero allenandoci nel dojo insieme a lui, affinando ancora di più il nostro legame. E sì, sono anche state annunciate le forme Gigamax di Venusaur, Blastoise, Rillaboom, Cinderace ed Inteleon. Molti Pokémon che non sono comparsi in Pokémon Spada e Scudo poi si sono stabiliti sull'Isola dell'Armatura e nella Landa Corona. In queste espansioni potremo quindi catturare Pokémon come Garchomp, Elekid, Kindra e molti altri che non erano disponibili a Galar.
Parlando ora della seconda parte del pass espansione, che prima vi ho detto chiamarsi le Terre Innevate della Corona, questa nuova avventura comprenderà una nuova area, la Landa Corona, nuovi Pokémon, una nuova modalità cooperativa e anche qui nuovi vestiti, accessori e molto altro. Una volta giunti nella Landa Corona, una certa persona ci assegnerà il ruolo di capo della squadra di esplorazione, in modo da indagare su questa immensa landa gelata. Ora come ora non sappiamo molto su questa seconda parte del pass, ma possiamo comunque parlare di Calyrex, il leggendario Pokémon re di tipo psicoerba. Si dice che questo Pokémon regnò sull'intera regione di Galar in un lontano passato e che nonostante il suo aspetto delicato sia dotato di un'enorme potenza. Calyrex è anche capace di vedere ogni evento passato, presente e futuro. Il tema di questa espansione è poi l'esplorazione e infatti ci saranno davvero numerose zone da scoprire, come le rovine di quelli che sono i due nuovi regi, probabilmente di tipo elettro e di tipo drago, oppure un misterioso gigantesco albero che pare avere a che fare con quelle che sembrano essere delle forme alternative per Articuno, Zapdos e Moltres, delle quali però non sappiamo ancora nulla. Nella Landa Corona potremo anche divertirci con una nuova modalità di gioco cooperativa che permetterà a noi e ad altri allenatori di entrare nelle tane dei Pokémon Dynamax. In queste tane ci saranno anche ad attenderci tutti, e ripeto tutti, i Pokémon leggendari delle passate generazioni. Nel trailer appaiono poi delle sale dedicate a Regice, Regirock e Registeel, quindi abbiamo modo di credere che i due nuovi regi si riveleranno essere molto importanti per la storia di questa nuova espansione. Infine vi parlo brevemente delle nuove possibilità di personalizzazione che verranno introdotte con questo pass d'espansione. Potremo infatti vestire i nostri personaggi come un membro del Team Yell, come il Presidente Rose oppure come Mary ad esempio. E non è tutto, poiché acquistando il pass riceveremo anche dei codici per riscattare una speciale divisa tema Pikachu e Eevee. Pokémon Spada e Scudo, l'isola solitaria dell'armatura, è prevista in uscita per giugno 2020, mentre le Terre Innevate della Corona per l'autunno 2020. Il pass è poi acquistabile per 29,99€ e questo non significa che dovrete pagare questa cifra per ogni parte. Il pass le comprende entrambe, voi dovrete semplicemente decidere su quale versione vorrete giocare questi contenuti aggiuntivi. Inoltre vi dico anche che Pokémon Home è in uscita a febbraio 2020. Detto questo, cosa ne pensate di queste nuove espansioni per Pokémon Spada e Scudo? Preferite ricevere questi DLC o avreste preferito vedere le terze versioni di Pokémon Spada e Scudo arrivare sul mercato magari quest'inverno? Io onestamente mi ritengo essere molto soddisfatto dal lavoro che Game Freak ha fatto questa volta. Ci sono davvero tantissime cose presenti in questi DLC e non vedo l'ora ovviamente di metterci le mani sopra. Come non vedo nemmeno l'ora di mettere le mani sopra quel nuovo remake di Mystery Dungeon che mi ha fatto tanto piangere in giovane età e anche in età adulta. Mystery Dungeon fa sempre piangere. Ovviamente vi invito a lasciare un mi piace per supportare il canale, a iscrivervi se ancora non l'avete fatto e a condividere questo video con i vostri amici. Qui da Diego per oggi è davvero tutto e noi ci vediamo sull'isola dell'armatura e poi nelle Terre Innevate della Corona. Ciao ragazzi!